Intanto, benvenuto Grazie. a questo incontro con gli autori. È il primo che facciamo con questa modalità, quindi effettivamente Speriamo che vada bene. siamo tutti un po'. Speriamo che non ci siano eventuali problematiche tecniche. In caso, mi scuso già in Mi scuso anticipo. anch'io. Allora, iniziamo. Innanzitutto, Eccomi qua. chi sei? Cosa fai? Insomma, una breve introduzione, qualche parola per spiegare chi sei. Allora, una cosa molto veloce, mi chiamo Matteo, ho 40 anni a ottobre, quindi quasi 40 anni, sono molto più anziano di tutti voi messi insieme. E nella vita normale, quindi dove non faccio lo scrittore, mi occupo di commercializzare abiti da sposa, quindi una cosa molto molto lontana dalla letteratura. Però ovviamente le mie grandi passioni sono l'arte, quindi il cinema, la musica, la letteratura, quindi leggere, scrivere, ecco, diciamo, viaggiare. Piacciono tante cose, ovviamente, questo è un po' così il mio identikit, quindi insomma mi avvio già oltre mezzo del cammino di nostra vita, sono già sui 40 e niente, ho fatto tante cose nella mia vita, però le mie passioni sono queste, ecco, e quindi poi gestisco un sito web che appunto fa queste cose nel mondo degli abiti da sposa, con e-commerce, però non voglio farmi pubblicità anche perché... Comunque, questo è un po' il mio identikit, insomma, scrivo da parecchio tempo, però non sono uno scrittore professionista, ovviamente, nel senso che la mia lo faccio per passione. Ok, perfetto. E cominciamo con le domande delle ragazze? Sì, Dai, cominciamo subito, dai, volentieri. che andiamo diretta. Ginevra? Ginevra, ti avverto, Ciao, Matteo, Ginevra. che ha un problema alla Ciao. telecamera. Ciao. Quindi si Piacere sentirà di conoscerti. chiaramente. Grazie. Ciao. Ah, Allora, mi possiamo sentite? darle. Sì, ti sento. Ok. Io ti sento. Vorrei chiederti cosa spinge una persona a cominciare a scrivere e cosa ha spinto lei? Allora, dammi del tu intanto, datemi del tu perché sono vecchio ma non così tanto. Allora, è difficile da spiegare a chi non ha questa mania barra ossessione, cioè, cioè quello che ti spinge all'inizio può essere la curiosità, perché magari hai conosciuto delle persone, io avevo degli amici che avevano varie passioni nel mondo culturale, ma soprattutto nella musica, e quindi viene un po' voglia all'inizio di imitare, quando si è più giovani, anche di farsi accettare in un gruppo. Io vabbè, vengo da ambienti dove comunque non c'è mai stata tanto la cultura. Poi nel tempo ho conosciuto anche tanti ragazzi, soprattutto nel tempo dell'università, che comunque avevano queste passioni, però poi bene o male l'ho proseguita per conto mio. Può essere definita a volte un po' un'ossessione, nel senso che è difficile davvero spiegare cos'è che ti spinge. Sarebbe come spiegare perché ami un posto, perché ami una persona, perché sei innamorato di questa o di quel ragazzo, o perché lui è innamorato di te. È molto difficile fino in fondo da spiegare. Cioè, ci sono dei condizionamenti a volte culturali, poi però se non c'è qualcosa di profondo uno smette, nel senso che poi effettivamente è una cosa molto diversa dalla musica, da altre discipline, perché questa ti spinge molto a startene per conto tuo. E comunque davanti a un monitor non è esattamente divertente, ecco. Questo purtroppo no, ci sono i momenti divertenti, ma non è come suonare con gli amici in una band, ecco, anche se anche lì ci possono essere dei problemi. Io comunque sicuramente penso, concludendo, che sia proprio la gran voglia di esprimere qualcosa che hai dentro, banalmente, che non riesci a tirare fuori in nessun altro modo, ecco, quindi le tue esperienze, di comunicare. Si va oltre una forma embrionale, all'inizio uno parte con dei diari, magari con dei frammenti, poi gli viene voglia di dire, vabbè, proviamo a vedere se riesco a fare qualcosa in più o comunque di farti conoscere, ecco. Anche se è molto molto difficile, sia dal punto di vista artistico che commerciale, ecco, ovviamente, perché comunque, vabbè, l'arte in generale in Italia non è messa bene, però non voglio spargere pessimismo in questo momento, soprattutto perché siete giovani. Quindi in ultima istanza sì, direi, questi sono un coacervo di motivazioni, ci può essere anche un po' di ambizione, sicuramente c'è anche della vanità e dell'egocentrismo. Io non credo a quegli scrittori che ti dicono, ah, io lo faccio per salvare il mondo, perché voglio bene agli
gli altri. Cioè, in realtà, penso che se uno vuole aiutare gli altri, ci sono metodi molto più concreti e migliori Sì, più che pratici. scrivere. Ecco, penso che sia così. A meno che non parliamo di quegli scrittori che hanno scritto contro i totalitarismi o delle sofferenze della guerra, della povertà, cioè come Solženicyno, altri perseguitati dai nazisti, dai fascisti, dai comunisti, chiaramente. La mia situazione è molto diversa, ovviamente. Sono nato in una relativa agiatezza, quindi questo è ecco, il mio discorso. Però se ne potrebbe parlare a lungo, questa è una domanda veramente trabocchetto. È una domanda ampia, che un po' è il centro di tutto quello che facciamo oggi, nel senso che lei è stato, anzi lei, tu scusami, sei stato Così va meglio. così gentile da regalare al gruppo il tuo libro, solo che visto questo periodo nefasto di Covid, di pandemie, non riusciamo, diciamo che abbiamo avuto dei problemi di approvvigionamento librario e quindi abbiamo No, comunque, deciso. se volete, poi ve lo volevo dire, datemi altri indirizzi che ve ne spedisco. Non so, posso mandarvene ancora 4-5 copie, non c'è problema, mi fa piacere, tanto sempre omaggio, mi fa piacere che lo leggiate quando e se avrete voglia. Adesso non so se qualcuno di voi ha maturità quest'anno, quindi No, andrà un no, po' di tempi. fra un paio d'anni mi sa. La prima, Vabbè, è vero, allora. Martina? Sì. No, appunto, visto che abbiamo avuto comunque questo un periodo un po' particolare, abbiamo deciso di fare questo incontro proprio incentrandolo più sul come diventa, cioè, come si passa dall'essere un lettore a diventare uno scrittore, che è un passaggio comunque non proprio banale a livello, di pensiero, insomma. E infatti questa era diciamo un po' la domanda trabocchetto, quella domanda Sì, più non è semplice cattiva. rispondere, anzi non lo so neanche adesso perché a volte me lo chiedo perché lo faccio, ma comunque vabbè, meglio non chiederselo troppo queste cose. Esatto. A volte le cose devono venire naturali. Ginevra, tu dovevi dire, hai un'altra domanda, giusto? Sì, una cosa che mi interessa particolarmente. Cioè, dov'è la prendi l'ispirazione? Perché molti dicono che la prendono da, tipo, dalla vita di tutti i giorni, quando fanno le passeggiate, però altri, cioè, tipo, hanno dei colpi di fulmine da eventi inaspettati. Te invece? Allora, dammi del tu, eh. No, ti ringrazio per la domanda perché questa è una domanda molto, molto interessante. Allora, posso darti una risposta che è abbastanza, in questo caso, originale, a differenza della prima risposta che ho dato, che non lo era particolarmente. Io prendo l'ispirazione dai luoghi. Questa può sembrare una cosa molto strana, però nel senso io scrivo e le idee per i libri mi sono sempre venute quando andavo in un luogo. E nel mio caso è stato col Lago Maggiore, forse perché era una sorta di reminiscenza, ci avevo passato dei momenti nella mia prima giovinezza con i genitori, con mia madre, mio padre, comunque bene o male, ma ero molto piccolo, mi ricordavo di esserci stato, ma me lo sono ricordato solo dopo esserci tornato per puro caso dopo molti anni, in occasione di una festa appunto da Roma sul Lago Maggiore. È dovuto, vabbè, chiamiamola illuminazione, lo credo esagerato, però comunque sicuramente l'ispirazione mi è venuta da questi luoghi che sono anche poco conosciuti, poco, cioè, o meglio, sono conosciuti a livello letterario, però forse in questi ultimi anni sono passati un po' in secondo piano rispetto al lago di Garda, altre località dell'Italia. A me piace molto il lago. Più in generale, a me piace molto viaggiare, quindi tutte le idee per i miei libri sono sempre venuti dal viaggiare, quando comunque sono stato per esempio negli Stati Uniti, sono stato in California, New York, quando sono stato in Giappone, cioè bene o male le idee mi sono venute lì. Questo credo di fare un po' un'eccezione perché la maggioranza delle persone in realtà, io ho fatto la scuola di scrittura di Raoul Montanari a Milano e tutti i miei amici, le persone che scrivono, che sono anche bravi a farlo, mi hanno spesso detto che le situazioni che prendevano erano in realtà o da un evento che gli ho conosciuto, ma ancora di più da una persona che avevano conosciuto. Vabbè, allora il caso della storia d'amore, ahimè, è finita male, è proprio un caso tipico, diciamo, non lo sto neanche a dire, nel senso che ovviamente una relazione amorosa può essere spesso, però per me non è stato così, cioè per me è tutto nato da un luogo, da quando sono andato appunto sul Lago Maggiore, tra Roma e Stresa, mi sembrava di esserci già stato, ma non mi ricordavo perché ero molto piccolo la prima volta. Tornandoci mi era venuto voglia di ambientare qualcosa e poi ho seguito un po' questa storia anche con tenacia, sono venuti fuori poi i personaggi. Allora, io l'unico consiglio che vi voglio dare è in genere proprio di partire dai personaggi, non partire dalla trama, come fanno
quasi tutti. Cioè, se tu vai alle scuole di scrittura oggi ti dicono sì, parti da una trama ben definita. Secondo me non è così e non è l'unico, non sono l'unico a dirlo perché c'è un grande critico che si chiama Pietro Citati, che comunque sosteneva che i romanzi invece si scrivono poco per volta. Io consiglio di partire sempre da un personaggio, cioè comunque da una persona che ti intriga. Questa cosa qua dei luoghi è una cosa molto particolare che ho io, ma che è effettivamente molto rara. In genere si dovrebbe partire una storia appunto dai personaggi, cioè da una persona che ti ha colpito, ovviamente il tuo migliore amico o amica, oppure un genitore, non è il mio caso, però ad esempio so, molto spesso ci sono libri scritti sul rapporto con la madre o col padre, o comunque l'amico, l'amica, o piuttosto che una relazione amorosa. Può essere anche un trauma o una vicenda, però dipende se poi uno vuole fare questa cosa con continuità, poi deve avere anche una minima varietà, cioè quel singolo episodio, ci sono gente che ha scritto magari un libro portentoso, ce ne sono di autori che però poi non sono riusciti a ripetersi perché è esaurita quella fonte e poi non ne hanno trovato altri. Cioè, ora può essere anche un pochino prematuro, però nel senso, è chiaro che se uno parte da un episodio che gli è successo può tirare fuori un grande libro, però poi la seconda volta sarà molto più difficile. Allora mi dice, vabbè, inizia intanto a scrivere un libro che sia bello e già una cosa a cui pochissimi non possono arrivare. Però se poi questa ossessione, poi bene o male continui a farlo, è difficile che uno smetta, è un po' come la droga, cioè che forse non riesci neanche a smettere. Io ho letto di tantissimi scrittori che hanno continuato a scrivere anche quando non ce la facevano più. E avrebbero anche potuto lasciar perdere. Ecco. Comunque, bene o male, cioè, ecco, concludo questo mio breve intervento sul discorso dell'ispirazione. Cioè, ognuno di noi ha le sue cose che lo intrigano, può essere anche lo sport, nel senso, ad esempio, per le donne mi viene in mente la danza, il mondo della danza può essere grande fonte di ispirazione, pure il mondo, non so, della pallavolo, della squadra con cui si gioca, e chiaramente si fanno esperienze, può essere un background affascinante perché c'è il discorso della lotta, cioè della lotta, della Della battaglia competizione, sì. figurata per vincere tutto quanto, ecco. Può essere varie cose, ma deve essere qualcosa che ti intriga, non essere qualcosa che hai preso all'esterno che non ti appartiene. Questo è proprio matematico, nel senso che se prendi una cosa che alla fine non ti intriga, non ti affascina, la fai perché ti hanno detto di farla, ergo, oggi come ci sono 1.000 romanzi su 1.000 commissari, cioè l'elitto, quello che spara, uccide, sì, diventa una cosa che non ti appartiene, quindi è difficile che ci vedano in te qualcosa di speciale, qualcosa che è tuo e basta. Difficile E, naturalmente colpire. così corri anche qualche rischio, perché ovviamente magari quella cosa che piace a te, agli altri può anche non interessare, questo bisogna sempre metterlo in conto. Comunque quella di ispirazione è una cosa molto personale. Molto particolare, difficile da dire. Poi c'è chi lo fa di mestiere, e qua concludo veramente. Scusate, sono dilungato. C'è ovviamente chi poi lo fa di professione, ok, non sono così duro. Ci sono da pagare le bollette, l'affitto. Chi ha dei figli ancora di più. È chiaro che poi qualche idea te la devi far venire se sei un professionista. È ovvio che se ti inventi una saga, adesso faccio l'esempio quello delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George Martin piuttosto che le varie saghe poliziesche, vabbè, allora qui è ovvio che sono variazioni sul tema, perché quando hai trovato quel personaggio che è piaciuto a te, ma è piaciuto anche agli altri, allora poi lo replichi, nel senso come appunto Conan Doyle che metteva Sherlock Holmes, poi ha cercato di farlo morire, ma poi ha dovuto farlo resuscitare, perché comunque i lettori gli chiedevano quello. Per carità, d'altronde c'è anche un aspetto economico, se uno lo fa di professione, se uno lo fa come passione è un altro discorso. Ho Esatto. chiuso. Perfetto. Allora, Ginevra, volevi chiedere qualcos'altro? Sì, è l'ultima. Se da ragazzo leggevi molto e se sì, qual era la tua tipologia di libri preferita? Ma io ho avuto una storia di lettore molto molto strana, perché leggevo tanto da bambino, ora nel senso non sono un enfant prodige, ma quando avevo 8-9 anni, grazie anche ai miei genitori, soprattutto mio padre, mi hanno dato molto la passione della lettura. Ho citato prima Conan Doyle, che è l'autore di Sherlock Holmes, che secondo Matteo, scusaci, ma non ti sentiamo più. me è un autore adesso. Mi sentite? Sì, adesso sì.
Ah, scusate, mi sentite adesso? Sì, no, io sì, ok, le ragazze sì, Ero arrivato a dire Conan Doyle. appunto, quando ero bambino leggevo molto, come dicevo, Conan Doyle, che è un autore straordinario, non va confinato al mondo della letteratura, alle avventure di Salgari, quindi di pirati, leggevo quindi tantissimo. Poi di colpo ho smesso, di colpo, quando in tutta la fase dell'adolescenza, anche per via delle, possiamo chiamarle, cattive compagnie che frequentavo, ho avuto un'adolescenza un po' turbolenta, niente di che, però frequentavo tutti i ragazzi, dove comunque ragazze, dove leggere era una cosa considerata da sfigati, se vogliamo proprio dirci la verità nuda e cruda, e quindi io mi ero molto adeguato conformisticamente al gruppo, avevo completamente abbandonato questa passione, non leggevo. E poi l'ho ritrovata negli anni dell'università. All'università di colpo mi sono reso conto che era una grandissima passione, ho iniziato a leggere tantissimo i libri Adelphi, quindi in realtà non ho un genere unico, anzi, spazio molto, adesso leggo molta storia. In passato ero proprio innamorato dei libri Adelphi e comunque della letteratura nordamericana, a parte Stephen King, che considero comunque al di là di molti suoi alti e bassi un grandissimo autore. Ero innamorato di Milan Kundera, ricordo che appunto avevo iniziato anche a scrivere perché volevo imitare Kundera e la sua magia dell'insostenibile leggerezza dell'essere, lo scherzo e altre cose che erano uscite con Adelphi. Poi io leggo tanta filosofia come Nietzsche, Schopenhauer, quindi sono un lettore abbastanza onnivoro, ma anche abbastanza disordinato. Non leggo mai un libro dalla A alla Z, è molto difficile, ne faccio ruotare sempre due o tre, perché non lo so, è proprio il mio modo di fare. Prima leggevo dalla A alla Z, adesso non riesco più. Sicuramente sì, sono affascinato. Ecco, se proprio devo dire lo scrittore preferito, trovo Mancapochi. Secondo me è quello di Colazione da Tiffany, che consiglio di cominciare, perché è un libro anche molto snello, molto ben scritto. Poi il suo capolavoro che è Sangue Freddo, comunque un libro di un fatto di sangue, realmente accaduto, secondo me è un maestro della letteratura nordamericana. Poi vabbè, Giovane Holden, sicuramente un libro che può dare là, chi vuole leggere, Hemingway, senza dubbio, Fitzgerald. Stiamo andando sui classici. Matteo, di nuovo abbiamo un problema col microfono, non ti sentiamo. Allora, mi sentite Sì, adesso? adesso sì. Oh, bene. Non so cosa sia Benissimo. dovuto, se la linea o cosa, ma non lo so. Va bene. Allora, comunque, come dicevo, sono un lettore molto onnivoro e sicuramente io consiglio, ecco, se qualcuno mi consigliasse qual è la prima cosa per iniziare a scrivere, è quella comunque di leggere tanto, ma di leggere di tutto. Cioè, io poi leggevo anche fumetti, per esempio, di Land Dog. Non so, romanzi gialli, leggere, io leggo tanto anche i giornali, li leggevo, adesso molto meno, la qualità prima era molto più elevata dei quotidiani, cioè comunque sono onnivoro, ecco, non ho un genere unico, va a momenti. Ok, Elena, tu volevi fare una domanda su questo argomento, giusto? Sì, ricollegandomi appunto a quello che ha appena detto, volevo chiederle che genere di libri legge e se legge lo stesso genere di cui scrive, quindi se sì, come questo influenza la sua scrittura. Ma ti dicevo, il discorso dell'influenza è un discorso che è molto particolare, nel senso che allora io in realtà di thriller ne leggo, ma non così tanti. Io poi non è che non mi reputo proprio un autore di thriller al 100%, cioè, perché comunque penso che comunque nell'Età dei Profeti ci siano anche elementi gialli o anche altri più letterari, non è proprio un thriller al 100%, è un libro un po' particolare, eccolo qua. Facciamo un po' di pubblicità. No, sicuramente il discorso che mi ha influenzato molto la letteratura nordamericana, ma io credo di essere stato, dico la verità, come molti della mia generazione, molto più influenzato dalle serie televisive. E questo può essere anche un male, può essere anche un male perché quando poi scrivi, se tu segui un po' la scrittura delle scene televisive, sei portato a cercare sempre un po' la velocità, il colpo di scena e non quell'introspezione, quindi non è una buona palestra. Però io credo che alla fine, essendo comunque la mia grande passione, l'altra grande passione è il cinema, sia stato più il cinema e quel tipo di sceneggiatura che
che trovi in una serie televisiva tipo Homeland, tipo House of Cards, tipo Breaking Bad, Mad Men, sono tutte serie che ho adorato e che mi abbia molto influenzato. Poi se concludo, se c'è un autore, quindi alla fine non sono tanti thriller ad avermi dato poi così tanto, cioè se c'è un autore che aspiro a imitare senza riuscirci ovviamente tu manca pochi, che è quell'autore di Colazione da Tiffany e A Sangue Freddo. Secondo me è un autore che sa coniugare molto bene una trama vincente, ma anche con una qualità della scrittura, perché molti thrilleristi a volte sono anche un po' sciatti a livello di scrittura. Non la curano proprio perché li spingono a puntare tutto sulla trama, sul colpo di scena, che può essere un fatto di sangue, ma la letteratura è anche a volte lentezza, introspezione, insomma, un discorso un po' complesso. Forse nel mio libro L'età dei profeti c'è un po' di entrambi, cosa che ha spaventato moltissimo gli editori, ovviamente. Ecco, poi parleremo anche di questo se ci sarà tempo. Comunque, insomma, più o meno questa è la mia risposta. Ok, Poi perfetto. Vai. avevo un'altra domanda, appunto, se scrive il computer su carta o comunque come inizia a pensare ad una storia? Allora, io scrivo al computer, ho provato a scrivere su carta quando lavoravo in banca, per il semplice motivo che volevo staccare dal monitor e non ne potevo più, però non sono mai riuscito, quindi ho sempre scritto su computer perché lo trovo molto molto più semplice. Poi io ho una pessima calligrafia, dicevano che non c'è peggior asino di quello che non riconosce la propria scrittura, ma a volte via scrivendo di getto, poi comunque con le correzioni, con tutta una ripaginazione, cioè a mano è molto più difficile renderti conto di quanto stai scrivendo, di dove sei, di rivedere certe cose, di operare delle correzioni. Io correggo tantissimo, cioè magari una frase la rifaccio 5-6 volte, quindi comunque scrivere a mano sarebbe un incubo. Per prepararmi al romanzo, ti dico, io in genere non faccio una scaletta, come dicevo prima, cioè fare una trama completa è un consiglio che ti darebbero tutti all'inizio. Per un principiante assoluto può andare bene. Fatti una scaletta dall'A alla Z. Per esempio, Truman Capote scriveva prima il finale. Non tutti lo sanno, scriveva prima il finale del suo libro, così era sicuro di sapere dove andava a parare. Però parliamo anche di uno scrittore obiettivamente enorme. Cioè, allora, per un principiante può andare bene scrivere completamente la scaletta. Dall'A alla Z sai dove va a finire, soprattutto in un giallo, comunque in un libro dove ci sono dei meccanismi. Io personalmente non la faccio completa, cioè faccio comunque un piano per rispondere proprio precisamente alla tua domanda con i personaggi, cioè voglio sapere molte cose di quel personaggio, dove vive, con chi abita, cosa ha fatto in passato, se ha la macchina. Questo è anche un consiglio che mi è stato dato alla scuola di scrittura e che do anche a voi, cioè lavorare molto sui personaggi e sulle conseguenze delle loro azioni, no? A volte leggi un po' di personaggi improbabili, cioè leggi magari di uno che fa il marine, però la sera si mette a leggere Dostoevskij, leggi, cioè comunque di quella che lavora al night, che fa la ballerina al night club, che però in fondo è una ragazza dal cuore d'oro, strappalacrime, cioè in realtà devi cercare una coerenza sui personaggi e devi lavorare molto per crearli dei personaggi credibili. E se tu poi li espandi, li incroci tra di loro, cioè esempio, faccio l'esempio della storia d'amore, due ragazzi che si incontrano, se questi personaggi sono veri, la trama non sarà più banale, perché se tu la racconti così, dici, vabbè, la classica storia d'amore, che è difficilissima da raccontare, cioè penso che dopo la commedia il melodramma sia il genere nettamente più difficile, e l'horror e il thriller sono molto più semplici da questo punto di vista, soprattutto per un principiante, deve avere un controllo e una misura assoluta della commedia, dei tempi comici, però se uno lavora sui personaggi e segue le loro evoluzioni, poi ti crei automaticamente anche la trama. Ripeto, non è una cosa che consiglierei totalmente a un principiante, però se uno all'inizio deve sapere, perché a volte io leggo delle cose di persone che non sanno, di scrittori che non sanno i loro personaggi e diventano un po' degli stereotipi, quindi li fanno compiere delle azioni. Come dicevo prima, adesso ho fatto degli esempi che non sono coerenti con questi personaggi, capito? Cioè il lettore si accorge se lo stai prendendo in giro, cioè se questo personaggio fa delle azioni totalmente incomprensibili, lo devi spiegare. Cioè una persona che ha dedicato 40 anni di vita alla sua carriera, che di colpo butta tutto alle ortiche, no? Devi spiegarla questa cosa, cioè perché questo qua che da quando ha 15 anni che
studia come un pazzo per diventare notaio, poi è arrivato a un certo punto, sì, lo devi spiegare perché lo fa, se molte volte non è specificato e il lettore non vive bene questa convenzione, ha la sensazione che lo stai prendendo in giro e questo, o che comunque hai cercato una scorciatoia per fare la trama. Ecco, questo è molto importante. Comunque in generale, come dici, si rilascia al discorso dell'ispirazione. Cioè, se comunque c'è una persona che hai conosciuto che ti ispira, lavora molto su quello, immagina cosa potrebbe fare. Da dove, la realtà è un insieme di casi talmente enorme, tant'è che non devi neanche essere vero, devi essere verosimile, verosimile. Matteo, è sparito di nuovo l'audio. Non ti senti? Capite? Eccola, sì, adesso sì. Eccomi qua. Adesso ti sentiamo. Scusate, scusate, ma ho avuto. Ok, dicevo appunto di lavorare sui personaggi. Ecco. Spero di aver risposto alla tua domanda. Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì, Ok, meglio. grazie, grazie a te. Adesso so che Camilla invece ha delle belle domande per te. Ok. Eccoti. Eccola lì, Camilla. Ciao Camilla. Camilla, ti Ciao sentiamo Camilla. pochissimo, prova ad alzare un po' la voce. Ti ha fatto innamorare, cioè alla lettura, da quando eri bambino, ragazzo? Allora, il libro che mi ha fatto innamorare alla lettura, lo dicevo prima quando ero bambino, sicuramente Sherlock Holmes, quindi le storie di Conan Doyle, quando ero ragazzino, cioè, passavo delle ore a leggerle, mi piaceva molto quell'atmosfera, sembra strano per un bambino effettivamente, ma di quella Londra vittoriana, un po' fumosa, questa città piena di intrighi, di misteri, che poi anche è una città di Dickens, quindi la città comunque che lui ha descritto, secondo me è un grandissimo romanziere. Appunto, Dickens che trabuca di personaggi, ma di questi sfondi, e quindi sicuramente quello sono un po' i libri che poi lui ha scritto quattro romanzi e mi sembra 56 racconti. Non vorrei quindi il Mastino dei Baskerville, lo Studio Rosso, quindi sono quelli libri che da bambino mi hanno fatto innamorare. Però io ripeto, ho un percorso molto strano perché poi ho smesso di leggere per molti anni nell'adolescenza, in genere nell'adolescenza invece che si inizia a leggere questo percorso con i classici Hemingway, Thomas Mann, Salinger, Fitzgerald, o anche la scuola, no? Che li consiglia, vai Calvino, Fenoglio. Fenoglio lo consiglio sicuramente a scatola chiusa. Oddio, a volte dipende, perché ultimamente tanti appunto durante l'adolescenza si staccano, infatti è questo un po' l'obiettivo del Books and Coffee Club, è unire un po' ragazzi che ancora leggono e che vogliono continuare a Cerchiamo di, leggere. esatto. Esatto, perché finché sono bambini con l'influenza della scuola, delle maestre, dei genitori, è più facile insomma leggere, è come quando sei adulti, mentre da adolescenti c'è un po' questo momento un po' così, insomma. E poi, hai qualcos'altro da domandare, Camilla? Hai sempre desiderato fare lo scrittore? Oddio, no. No, perché detto, il mio percorso è molto anomalo e vabbè, in realtà i miei desideri erano tutt'altri, nel senso, vabbè, a me piaceva molto giocare a calcio, quindi può sembrare come tutti i bambini avevo il sogno di giocare a calcio, di diventare una star del calcio, lo so che è molto banale, ma è così. Purtroppo ero davvero scarso e quindi finivo sempre in panchina, addirittura a fare o l'arbitro o l'allenatore, quindi pensate voi quanto sia bello per un bambino trovarsi in panchina a fare o l'allenatore o addirittura l'arbitro, il portiere, di solito i più scarsi. E, no, è un sogno che ho coltivato, che coltivo tuttora da quando faccio più o meno l'università, da quando ho iniziato a leggere gli Adelfi, Kundera, queste cose qua. E quindi, bene o male, no, ho sempre sognato questa cosa. Devo dire che poi quando ero giovane, quando andavo al liceo, non avevo molto le idee confuse sul mio futuro, non avevo un'idea precisa di cosa avrei voluto fare nella vita e non avevo ancora scoperto questa cosa della scrittura. Ripeto, di solito si scopre un po' prima. Nel mio caso è arrivata relativamente tardi. Mi ricordo che ero già iscritto, facevo con scarsa convinzione giurisprudenza. E me ne fregava poco, onestamente. Poi l'ho finita, mi sono laureato, ma mi interessava poco.
nel frattempo coltivavo le mie passioni letterarie, quindi è difficile a quell'età lì capire cosa fare, però è davvero importante. Poi quando ero ragazzo io non c'era ancora tutta questa crisi economica, insomma, c'era un po' meno la pressione del lavoro, si dava l'idea che si potesse andare un po' più tranquilli, ecco. In qualche Comunque maniera. no, è una cosa che ho scoperto dopo, ecco. Ok, ottimo. Ora, Maria? Ci sei? Sì? Senti? Sì, hai Ciao aperto Maria. il fatto che vorrei diventare scrittrice, un po' personale come domanda. E cosa consiglierebbe ad adolescenti di oggi che vorrebbero diventare scrittore? Qualche consiglio da dare? Allora, consigli ne ho tanti, anche se tornando al discorso di prima, è difficile, no? Allora, non esiste un percorso guidato come in altri mestieri, ovviamente, no? Nel senso che quello in generale dell'artista, dello scrittore, non c'è, anche se ti vogliono raccontare che è così, perché chi ha la convenienza di dirlo, non è che ci sia un percorso ben tracciato. Il consiglio Matteo, che darei, numero scusaci, uno, questo abbiamo te lo posso problemi con dire. l'audio. È saltato di nuovo l'audio? Eh sì, non so proprio, forse è la linea che è un po' disturbata. Proviamo. Allora, il consiglio che darei. Sì, ecco. Sì, Sentite? un po' di più. Ecco, Ok, ora. meglio. Allora, il primo consiglio che darei sicuramente di leggere tanto. Questo è un consiglio che ti daranno tutti ed è un consiglio che è sempre valido. Ma di essere un lettore libero, cioè di non fermarti con questo errore qui, di essere un lettore libero, di leggere tante cose che possono essere da Matteo, sei sparito di nuovo, purtroppo. Non riesco a capire cosa è dovuto. Ora mi sentite? Sì, adesso sì. Ok. Allora, io dicevo innanzitutto di essere lettori onnivori, lettrici onnivore, di leggere di tutto, dai fumetti alla fantascienza, dal giallo al thriller, seguire la letteratura, leggere i giornali, interessarsi di attualità, quindi di non fermarsi di fronte a pregiudizi, cioè non dire quello è letteratura, quello va bene per me, quello no, di essere sempre curiosi delle novità, delle cose che ci sono. Poi nel tempo tanto ci pensano le tue intenzioni, anche l'esperienza, farti capire quello che piace a te e quello che tu ritieni giusto per te. Quindi di porsi all'inizio pochi limiti, pochi confini. E un secondo consiglio, come ti dicevo, è vabbè, di non tentare subito di approdare alle scuole di scrittura, ma una scuola di scrittura io la consiglio sì, ce ne sono anche di serie, non tutte purtroppo, non tutte, ma alcune sì, però di non farla proprio subito, di scrivere un po' per conto tuo, di provare a fare quello che ti piace in totale libertà, fregandotene completamente. Lavorando molto, come dicevo, non tanto sulla trama, ma sui personaggi e sulle situazioni, cioè non partire con la classica trama dall'A alla Z, perché mi sembra un percorso che può portarti anche a seguire degli stereotipi. Poi, ovviamente, c'è il Quentin Tarantino della situazione che si inventa la trama delle Iene, allora va benissimo. Ecco, adesso sto facendo, però anche lui è arrivato poi attraverso tutto un percorso. Un ultimo consiglio che do è che questo vale. Tutte le cose che farete nella vita, questo mi sento proprio di scriverlo, è costruitevi un network, confrontatevi, trovatevi dei contatti, vivete questa passione in modo vivo, confrontandovi con le persone nella realtà. In questo ambiente si troveranno molte persone un po' spocchiose, perché ci sono anche quelle, ci sono quelle che vivono la letteratura come un simbolo da portare una griff, da portare in giro, però ci sono tanti appassionati. Se tu ti costruisci un network, quando hai scritto poi un libro o un racconto, è più facile da. Cioè, avrai qualcuno con cui presentarlo e con cui all'inizio sarà doloroso perché ti arriveranno delle bastonate, a meno che tu non sia un fenomeno,
però in genere ci vuole anche un po' di tempo, quindi consiglio quindi appunto uno leggere tanto, due lavorare sui personaggi e tre e poi quarto di non ascoltare troppi consigli di quelli come me. No, comunque deve essere una cosa di passione, poi dipende anche dai percorsi che uno prende, cioè è chiaro che se uno fa medicina all'università o chirurgia avrà un po' meno tempo di occuparsi di queste cose, poi diventa un po' una questione di priorità, di difficoltà, ecco, di tempo, ci vuole anche tempo per poterle fare adeguatamente. Ecco, uno arrivato a una certa età, poi uno si rende conto che ci sono delle priorità, giustamente chi vuole dare tanto nel lavoro. Perché magari vuole fare una carriera, ovviamente avrà anche un po' meno tempo di occuparsi di questo. Lì si vede un po' quanto ti brucia il dover scrivere, o quanto magari una cosa che invece, come giusto che sia una passione, perché magari è un passatempo, non c'è nulla di male in questo. Comunque, sicuramente costruite un network, i contatti in tutto quello che farete sono importantissimi. In Italia questa cosa manca molto, cioè, finito il liceo, anche andare all'università. Anche lì, in qualunque cosa tu faccia, non so, nell'università che sceglierai o nel lavoro, è molto, molto importante perché poi te lo ritrovi questo network e ti arrivano dei feedback che se no non ti arrivano. Io mi sono isolato molto in quegli anni ed è stato un errore grosso perché poi non sai come confrontarti e fai degli errori anche stupidi. Ecco, questo ve lo consiglio proprio a scatola chiusa. Poi oggi, vabbè, c'è LinkedIn, ci sono i social. Ci sono tante cose che quando ero ragazzo io non c'erano e adesso non è per dire che per voi sia più facile, non è così. Però puoi farti un'idea più facilmente di quello che si chiede e comunque di confrontarti con le persone. Magari non andare subito a una scuola di scrittura, perché quello andare proprio subito senza essere mai allenato rischia di essere una cosa un po' inutile, ecco. Ok, allora salutiamo un attimo Gloria perché purtroppo gli è morto il cellulare ed è sparita una delle L'hanno ragazze. fatto. Purtroppo la tecnologia fa questi scherzi Va e bene, dai. capita. E niente, Maria sempre, sei soddisfatta di questa risposta che è molto molto precisa rispetto a una domanda molto personale? C'è qualcos'altro che vorresti chiedere? Un'altra domanda è che lei ha mai trovato dei momenti che quando ci si scrive si blocca e non si riesce più a continuare a scrivere. Se sì, come le affronta lei questi sintomi, queste pause? Questo è veramente appena citato, mia cara Maria, l'incubo di ogni scrittore, l'incubo assoluto. Il blocco. E mi è capitato, of course, mi è capitato in passato tante volte. Questo succede per diversi motivi. Il primo può essere una carenza di energie, cioè semplicemente sei stanco perché non si hanno sempre 20 anni, fai anche un lavoro, fai tante cose, hai messo tanto nel tuo tempo libero a un'attività comunque abbastanza sfinente come la scrittura, perché sei da solo davanti a un monitor, a un certo punto non ce la fai più. Lì hai solo bisogno di staccare, è proprio fisiologico, devi capire quando, perché magari ti ritrovi tutto il giorno davanti al monitor a scrivere delle sciocchezze, comunque delle frasi che non ti piacciono, ti vengono fiacche, ti pesa questa cosa. Lì devi capire che devi staccare. Un secondo motivo per cui può avvenire questa cosa è il fatto che hai sbagliato l'architettura. Cioè, tu hai sbagliato le basi del libro che stai scrivendo. In un racconto è un po' diverso, ma in un romanzo è fondamentale. Se tu hai sbagliato i personaggi di base, l'ambientazione, come ti dicevo prima, a un certo punto ti bloccherai perché ti accorgerai che tutto questo insieme non riesci più a metterlo insieme. Classico esempio, hai inserito un elemento che non c'entra nulla, e quindi questa trama si espande, si creano tutta una serie di situazioni anche strane e non riesci più ad andare avanti. Sai, in fondo perché magari non piace neanche a te quello che stai facendo, cioè in fondo inconsciamente questo è il terzo motivo più importante, che non piace nemmeno a te quello che stai facendo, ma non hai il coraggio di dirtelo. Allora, è molto importante tracciare una base, come dicevo prima, non con la trama completa, ma appunto con i personaggi, una piccola scaletta iniziale e capire se queste cose piacciono anche a te. Dicevo a un mio amico che faceva architettura che basta un errore di un millimetro alla base per quando fai un grattacielo
avere un metro di differenza. Per fortuna noi non facciamo grattacieli, non ti trovi con un palazzo storto. Però se sbagli la base, 9 su 10, a meno che non hai un talento incredibile o comunque non ti inventi dei trucchi, non esci fuori. E l'impasse io l'ho subita, è bruttissima, perché magari hai scritto 80, 90 pagine, 100 pagine, ci hai lavorato comunque 4-5 mesi ed è tutto da buttare nella spazzatura a quel punto lì. Cioè, se è un calo di energie, no, hai solo bisogno di rilassarti, di farti un viaggio, di stare con gli amici, di pensare ad altre cose e magari lo riprendi più avanti. Se è una cosa che ci tieni veramente, sta tranquillo che tanto poi la ricomincerai. Possibile escamotage se hai sbagliato la base, vedere se c'è un elemento. Provare, come dire, a girare il quadro, girare la frittata, mi viene da dire, anche se è una metafora non tanto bella, cioè provare a vedere le cose da un'altra prospettiva, ovvero tolgo quel personaggio, ne aggiungo un altro. Molto spesso è questione più di togliere che di aggiungere, perché più aggiungi e più viene un pastrocchio, perché ogni elemento che aggiungi poi lo devi spiegare. Se metti un personaggio che ha una pistola, poi quella pistola, come diceva Cieco, quel fucile deve sparare, cioè non puoi aggiungere le cose solo per far andare avanti la trama. Piuttosto cassa e torna indietro, oppure può essere pericoloso, ma può essere un escamotage, metti una cioè salta a una fase successiva. È pericoloso perché poi ne devi spiegare come ci sei arrivato, però puoi anche fare così. Questi sono tutti i consigli. L'impasse è una situazione molto. È capitata anche ai grandi scrittori come Truman Capote, che a un certo punto nel suo preghiera esaudite non sapeva più come andare avanti. Poi, vabbè, era drogato, stava male, era arrivato un po' alla fine anche della sua vita. È una situazione che spaventa. Però, prima di partire è giusto avere l'entusiasmo, però rifletti bene se quella cosa non è una mania momentanea o se è proprio una cosa di cui stai scrivendo con urgenza, cioè se quella cosa lì veramente ti prende, perché con un racconto è diverso, però con un romanzo tieni conto che se poi inizi e non sai bene dove stai andando a parare, che non vuol dire avere già in testa tutta la trama, ma vuol dire aver preso confidenza. Esempio, molti ambientano i romanzi, appunto, nel mondo dei detective o dei commissari, però se uno poi non ha vissuto quelle situazioni, magari non le sente su, magari ha visto una puntata di CSI, però non lo stai vivendo. Se parli invece di una cosa che ti ha colpito, hai vissuto di persona, è molto più facile che tu puoi descrivere gli ambienti, le persone, gli sfondi, gli odori, i profumi, i tempi, le cose, ecco. Quindi, cioè, rimanere bloccati 9 su 10 comunque un errore di base, cioè che comunque tracciando la base del teorema, mettiamola così, hai commesso qualche errore. E cioè, bisogna sapere capire se è il progetto tutto è da cambiare o comunque, ecco, in questi casi comunque fermarsi per una pausa è sempre salutare. Chi si mette lì, come ho fatto io, ad aggiungere, aggiungere, aggiungere è un disastro, perché poi comunque aggiungi elementi, è come uno che cerca di rendere un tramonto sempre più emozionante, continua ad aggiungere pennellate, 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 e poi quel quadro è brutto. Più delle volte devi togliere, magari hai aggiunto qualcosa che non c'entrava niente o che non ti piace, toglilo, prova a sottrarre, anzi non aggiungere, ecco, questo è un piccolo trucco del mestiere, poi te ne verranno in mente mille quando lo fai, eh. Sì, un po' parafrasando Coco Chanel quasi, che ogni volta che È bisogna vero, uscire vero. di casa bisogna togliere qualcosa. Less is more. Questo sicuramente è un consiglio molto, molto, molto preciso. E Beatrice, ci sei? Mi senti? Hai qualcosa da chiedere? Sì, come ti sei preparato per scrivere il tuo libro? Se hai avuto una routine nel scriverlo? Allora, per quanto riguarda l'età, mi sentite? Sì. Allora, l'età dei profeti ci sono stato dietro quasi 2 anni. Nel frattempo avevo cambiato lavoro e avevo anche più tempo libero, onestamente. Eccolo qua, e di nuovo, adesso poi Pubblicità, pubblicità, dai. facciamo qua, ma poi vi mando un po' di copia omaggio che mi fa piacere. Allora, la mia routine è di scrivere più o meno sempre. Ecco, io credo molto. Ecco, non credo, ma questo in tutte le attività artistiche, perché ho gestito anche una galleria d'arte, ho conosciuto un bel po' di pittori. Non credo a questa cosa che ti fanno vedere nei film di quello che viene fulminato dall'ispirazione, di colpo si mette lì e
butta giù il capolavoro assoluto, come fulminato da un dio, no? Che le parole gli vengono così. Questo è uno stadio che si raggiunge veramente dopo tantissimi anni di allenamento. E questo veramente ve lo posso scrivere nel marmo. Qualunque cosa facciate nella vita non basta il talento. Questo proprio è una cosa che in tutte le cose che ho visto fare, cioè veramente ho conosciuto giocando a calcio ragazzini talentuosissimi che non sono andati da nessuna parte perché non avevano voglia di allenarsi e di fare tutti i giorni quel movimento. Poi ci sono sport più noiosi di altri, tipo il ciclismo, il nuoto, dove ça va sans dire. Ma in tutte le cose che farete e anche nell'arte, l'impegno e l'allenamento, non dico quotidiano, perché ovviamente anche voi avrete chi lo studio, chi il lavoro, chi gli affetti, poi vabbè, da gestire una casa, anche giustamente un po' di divertimento, quindi non è che uno può farlo tutti i giorni, anche perché diventa un alienato, però niente sostituisce l'allenamento. C'è un libro di uno scrittore americano. E di un economista americano che dice che l'eccellenza si raggiunge con 10.000 ore di lavoro. Io non so dirvi se questa è una legge assoluta, ma i grandi scrittori comunque scrivono tutti i giorni, adesso vabbè, può essere una buttata dalle 9 alle 6, cioè Ken Follett scrive tutti i giorni, Stephen King scrive anche, se voi leggete il libro di Stephen King, On Writing, lui scrive anche la vigilia di Natale. Lui, vabbè, ha proprio bisogno di farlo, anche perché è miliardario. Lui potrebbe prendersi un ghostwriter e dire: boh, butta giù le mie cose, arrivederci, grazie, io tanto sono qua. No, c'è cioè lui è uno scrittore vero e niente può sostituire il talento. Quindi, questo assolutamente. Niente può sostituire, scusate, l'impegno. Ho detto esattamente il contrario. Quindi trovate la vostra routine. Poi c'è chi si trova meglio a scrivere di notte, chi si trova meglio a scrivere di giorno. Però non credete a questa cosa che vi dicono dell'artista genio che si mette lì. Cioè, Picasso, prima di decostruire la pittura, a parte che aveva un talento mostruoso e anche una determinazione fuori dal comune. Ma Picasso era arrivato a dipingere le cose che faceva Leonardo. Cioè, oggi abbiamo l'idea che Picasso ha fatto il cubismo e quindi tecnicamente no, Picasso era un genio dal punto di vista tecnico e lo era anche da lì, cioè quelli che hanno cambiato la pittura erano comunque bravissimi a farlo, c'è cioè, tutto un percorso e questo vale in qualunque cosa tu faccia, se tu salti quel percorso, a meno che non vinci il Super Enalotto, ma che è molto raro, è molto difficile che nella vita, perché devi introiettare dei movimenti, come nella danza, come in tutte le cose, la costanza alla lunga paga. Poi è ovvio che c'è anche il talento. Io nel calcio, purtroppo, se mi fossi anche impegnato, sarei stato sempre nessuno. Quindi il minimo talento di base ci vuole, ma è incredibile quanto devi sgobbare. Cioè, mi viene in mente Kafka, che è stato uno dei più grandi scrittori di sempre, che tutte le sere, tutti i giorni tornava a casa dal lavoro e scriveva tutti i giorni. Per lui era anche un bisogno. Quindi, comunque, l'età dei profeti ci ho lavorato quasi 2 anni, ecco, cioè, comunque è un lavoro che mi ha portato via centinaia di ore, perché poi c'è la revisione e c'è poi la correzione, quindi c'è tutto un lavoro anche dopo, prima, dopo il romanzo. Ecco. Però concludo veramente: non credete a questa cosa come ci credevo io un tempo, romantica dell'artista che. Se mette lì, fa il capolavoro, poi va a divertirsi, non è così, cioè, te lo fanno vedere nei film, ma non è. Chiunque ha raggiunto dei risultati nella vita ha sempre lavorato, sgobbato tantissimo per arrivarci. Poi magari ti lanciano il mito, ovviamente, del genio, di quello che ha avuto l'illuminazione, ma non è perché è più semplice da raccontare in una storia, no? Se tu raccontassi la storia di uno scrittore, cosa, a parte Hemingway, forse tutti gli altri, vedi uno che scrive tutto il giorno, cioè può essere anche un po' noiosa, quindi te li lanciano come questi personaggi che hanno vissuto vite molto avventurose. A volte è così, però ecco, questo è un consiglio veramente che vi do proprio. Ci ho lavorato parecchio anch'io comunque e ancora non sono soddisfatto, pur avendo ormai 40 anni, anzi penso che. Se sei troppo soddisfatto del tuo lavoro, forse c'è qualcosa che non va. Ecco. Questa è un'altra cosa che mi sento di dire: non essere mai troppo soddisfatti di quello che hai fatto, meno che non hai scritto Guerra e Pace, allora. Sì, quando si è riconosciuti geniali, allora sì, si può essere un po' soddisfatti, dai.
Ma in genere succede da morto qua in Italia, cioè Sì, quando poi sei esatto, quindi morto non ti c'è dicono questo che non problema. giri. Beatrice, ci sei ancora? Sì? Sì, l'ultima domanda. Come ti immagini il tuo lettore tipo? Questa è una domanda veramente di tutte quella a cui non so rispondere, non lo so, cioè, dico la verità, ci ho pensato a volte ma non così tanto, questo probabilmente è un mio difetto perché le case editrici in genere ti chiedono sempre di capire prima a chi è destinato il tuo libro, qual è il suo target di mercato, oggi ormai tutto gira intorno a questo mercato e anche l'editoria è un business, quindi io sinceramente non so rispondere a questa domanda, cioè io pensavo che il mio libro, allora sicuramente ho notato che le donne leggono molto più degli uomini e voi siete la dimostrazione palese di questo, nel senso che appunto oggi siete tutte donne, almeno mi sembra di non vedere rappresentanti del mio mondo Maschili maschile, no. e in generale ho notato che sicuramente le donne leggono molto più degli uomini, cioè proprio con una sproporzione penso del 70-30. Cioè, c'è proprio una sproporzione enorme, però a livello di età non so dire, cioè, credo che i miei libri comunque siano libri molto semplici da leggere a livello sintattico, grammaticale, semantico, di storie, di personaggi, non ci vuole certo una laurea per leggerli. E ho notato che l'età dei profeti, quel poco che ha venduto molto più a donne, e in genere erano sui 30-40 anni, però non è una cosa che ho deciso prima, non ho deciso prima, anche perché in quanto uomo mi riesce più facile parlare di personaggi maschili che personaggi femminili, quindi è molto difficile per me capire a volte la mentalità femminile, no? Anche se poi questo libro c'è una storia d'amore e tutto quanto. È difficile davvero, non so, può essere anche una bella sorpresa, a volte incontri delle persone che dicono tu tipo mi è piaciuto, come anche ho incontrato persone che ero sicuro, anche perché alcuni erano parenti che mi avrebbero detto, magari per ipocrisia del tuo libro mi è piaciuto, che invece me l'hanno stroncato. Anche qua le sorprese sono infinite. Infatti, secondo me, di tutte le domande è proprio la più difficile da rispondere, perché non lo sai mai veramente. È una sorpresa. Ci può essere quella persona che non lo diresti mai, che apprezza tutto il tuo libro, e quello che invece appunto te lo stronca. È difficile, è una cosa che non so rispondere davvero. Sì, diciamo che ci sono dei casi in cui è proprio pensato il pubblico precedentemente dalla casa editrice, dall'agenzia letteraria, da qualsiasi ambiente, diciamo, fisso per cui una persona scrive, per cui un artista comunque presta la sua opera e quindi sì, a volte ci sono proprio degli standard quasi che te li impongono, no? Scrivi per quella fascia d'età. Effettivamente è un po' strano perché un po' in qualche modo limita l'arte, immagino. Ma secondo me, cioè, iniziare una cosa, almeno io non ci riuscirei mai, a meno che, vabbè, non lo facessi su commissione, cioè Esatto. se qualcuno mi dicesse, vabbè, ti commissiono un libro, devi scrivere questo tipo di libro, dalla Z, va bene, è una cosa che non la sento mia, la faccio perché è un lavoro, come può essere YouLand, il mio sito, ma quello è un lavoro, un'altra cosa. Un libro che io dovessi partire dicendo, ah no, questo libro è un libro concepito per chi piace i gialli, col commissario, con l'omicidio, a pagina 3, a pagina 6, il politico corrotto, mi annoierebbe enormemente, anche perché io comunque non lo faccio per vivere. In Italia non girano certo le cifre che si sentono dire in America, a volte, che poi quello è quell'uno su 10.000, 20.000 che ce l'ha fatta, che prende magari in anticipo di 1 milione. Quindi barattare una mia passione così grande, che mi porta anche così grande impegno, così fatica, per così partire, non riesco neanche a immaginare veramente chi riesce a farlo, però magari c'è anche chi invece studia all'inizio una cosa targetizzata, ma io non è questa la strada che vi consiglio, ma non per ragioni etiche, proprio perché è difficile scrivere di una cosa che non ti interessa fino in fondo. Cioè, adesso immagino che con questo coronavirus usciranno tonnellate di libri quest'autunno su gente che parla di contagi, di epidemie, di morti, però se è una cosa che te la senti va bene, se no saranno libri molto insipidi. Sì. Vittoria, tu hai qualcosa da domandare? Ehi là, ciao! 'C'è? Vittoria, non ti sentiamo!
sparite. Siamo? Vediamo se... No, niente. Ok, dai. Ce l'ha, sta scrivendo. questa tecnologia ci sta un po' mettendo in... E meno male che è Google, perché... E meno male. Ok. Sì. In effetti è molto più semplice quando ci si trova di persona, perché diventa anche molto più umano. Coinvolgente. Esatto, c'è un qualcosa di diverso, c'è un clima diverso, ci sarebbe anche il pubblico, cosa che qua purtroppo non c'è. Eccola. Volevo chiedere se all'inizio della sua carriera fino ad ora il suo modo di scrivere è variato. Allora, innanzitutto grazie per la lusinga, la carriera. Io non la definirei una carriera, perché comunque sono, cioè, la mia non è certo una carriera dal punto di vista professionale. Sì, il modo di scrivere è cambiato tantissimo, è diventato molto più... Allora, la mia domanda era se dal punto di vista... Cosa succede qua? È partito il vocale. Ok, Matteo, hai sentito qualcosa? Sì, immagino. Sì, ho sentito se dall'inizio della mia carriera il modo di scrivere è cambiato. Ok, sì, è la domanda. Probabilmente ci è arrivata in ritardo, ecco perché. Nessun problema. Dari di Google. Allora, innanzitutto, Vicky, ti ringrazio per la lusinga. Mi sentite? E la carriera, io non ho avuto una carriera finora, perché non sono uno che va da Fazio, non sono uno che vende migliaia di libri, quindi non si può parlare di carriera. Sicuramente nel mio percorso il mio modo di scrivere è cambiato tanto, è diventato molto più snello, più veloce. Allora, in genere noto che molti, quando iniziano a scrivere, abbondano a volte di aggettivi, di avverbi, di gerundi, di participi, cioè a volte le frasi diventano un po' pesanti. Anche qua di nuovo un consiglio, come prima, less is more, togliere meglio, cercate di pulire la scrittura il più possibile, di lasciare gli aggettivi e gli avverbi, quelli che ritenete veramente essenziali, quindi scrivere che diventi come uno scolpire, no? Trovare il no just, come diceva Hemingway, cioè quindi trovare la parola giusta al momento giusto. Quindi nel tempo è cambiato questo mio modo di scrivere, perché è diventato più veloce, più snello, forse un po' più facile da leggere, mentre all'inizio era proprio il classico autore verboso, pesante, anche un po' che si parlava anche un po' addosso, quindi la gente trovava noioso le prime cose che ho scritto, che erano anche francamente orribili, lo dico proprio apertamente. Quindi sicuramente lo scrivere diventa con l'età molto più snello, più veloce, più concreto, forse perché senti anche un po' che ti manca il tempo, no? Hai voglia di dire quello che hai dentro senza troppi fronzoli. Lo stile si aggiusta nel tempo, nel senso, anche qua non so consigliare molto al di là dell'esercizio, cioè esercizio. Un altro consiglio che vi do: spezzate la frase, a volte due frasi, uno cerca di metterle in un'unica frase. Se tu invece le spezzi, le rendi più paratattica, è più veloce, è più leggibile. Cercate di venire incontro al lettore, di non appesantire troppo, di non affaticarlo, perché oggi comunque anche il lettore non si legge più come un tempo, quando leggere era un passatempo per persone ricche, o comunque per persone che non avevano da lavorare, e quindi oggi si legge tutto di fretta. E sicuramente, ecco, trovare il proprio stile lo si fa attraverso l'esercizio, e sicuramente varia molto anche da che tipo di scrittore vuoi essere. Cioè, è chiaro che secondo me in generale il dramma, il thrill, cioè adesso il dramma che comprende al suo interno tutta una serie di categorie, porta un po' più ad asciugare la scrittura, ad essere più veloce, più colpire più duro, se vogliamo usare una frase abusata, mentre il melodramma e la commedia puoi avere uno stile un po' diverso, però ripeto, sono due generi molto difficili, come dicevo prima. Comunque sicuramente sì, ho notato questa differenza, che più vado avanti e più il mio stile, poi diventi anche più sicuro di te stesso, ci sono parole che ti piacciono di più e altre meno, quindi ti trovi ad usarle più spesso, ecco, nei dialoghi, eccetera, eccetera.
Qualcos'altro, Vittoria? Ah, scrive direttamente meglio, ok. Questa tecnologia ci sta veramente facendo morire. Quando scrive ha un riferimento fisso a uno scrittore. No, quello, cioè, nel momento in cui scrivi, penso che devi essere davvero un po' solo con i tuoi personaggi. Come dicevo prima, se c'è un autore a cui mi ispiro, che vorrei assomigliare come scrittore, ma che era un mostro di bravura, era Truman Capote, che secondo me sapeva coniugare molto bene trama e personaggi, anche allo stile, come dire, la rifinitura delle frasi e delle parole, soprattutto ci sono delle parole molto ricercate e molto musicali. Poi ovviamente forse l'inglese, come anche il francese, sono lingue molto musicali. Fosse stato tedesco sarebbe stato un po' più difficile. A me piace anche molto un filosofo che era Nietzsche, quindi come scriveva. Però secondo me quando scrivi, cioè, questi riferimenti te li devi avere dentro te stesso, li devi avere interiorizzati. Ma mentre scrivi devi esserne anche per paradosso libero, cioè ovvio che ognuno di noi è frutto di una cultura, cioè è frutto delle esperienze che ha avuto, no? La lingua che parla, anche il modo con cui parla, è molto influenzato dalle persone con cui parliamo ogni giorno, dalla scuola che abbiamo fatto, da quello che abbiamo sentito in televisione, nei media, sui social, che ormai sono onnipresenti. Però nel momento in cui scrivi devi essere libero. Anche qua si vedono tanti libri derivativi, che sono, magari non sono neanche brutti, però sono insipidi. Cioè, vedi che quello c'era un periodo, adesso voi siete anche molto giovani, che c'era Raymond Carver, era un grande scrittore americano, che era stato pubblicato dalla Minimum Fax. E c'era un periodo in cui molti scrivevano come Raymond Carver, ispirandosi al minimalismo americano, quindi frasi molto. Però si vedeva che stavano copiando un modello, non era loro. Tra l'altro, Raymond Carver era stato modificato prima di andare in stampa, cioè neanche lui scriveva così, era stato il suo editor Gordon Liesch a modificare le cose che scriveva, no? Comunque, al di là di questo discorso qua, c'erano molti che volevano scrivere come lui, un altro autore imitatissimo è Hemingway, cioè sono autori molto imitati e questo a volte si sente. C'era un periodo che in Italia appunto molti cercavano di imitare questo minimalismo e questa cosa alla lunga si sente, a meno che uno non abbia un talento eccezionale che riesce un po' a nascondere i riferimenti. Quindi niente, secondo me quando scrivi devi essere davvero te stesso, devi trovare la tua voce, anche se mi rendo conto che questa può essere una frase anche un po' banale detta così, però è davvero così. Se puoi essere come principiante, può essere utile appuntarti come proprio mero consiglio, più o meno quanto su un autore che ti piace particolarmente, quanto è lungo un paragrafo, quanto sono lunghe certe frasi, però proprio all'inizio, ma poi devi essere libero, perché comunque è la tua voce che devi, sei tu che devi venire fuori. Se copi o segui un autore è pericoloso, è davvero pericoloso. Beh, famosissimo è il classico esempio di Tolkien, che tutti quelli che iniziano scrivendo fantasy in genere imitano Tolkien proprio dalle sue, le sue frasi, che invece erano estremamente verbose, estremamente lunghe, e infatti spesso vengono fuori dei mattoni fantasy illeggibili perché non siamo Tolkien. E quindi ovviamente siamo sempre lì. È abbinabile un po' a tutti i generi, in effetti, questo tipo Certo. di volontà di imitare un mito, che è un po' anche un complimento verso questo mito, però rende poco. Martina, l'ultima. Sei. Ciao. 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 Ciao Io Martina. vorrei chiedere come ci si sente quando si scrive un libro e poi lo si pubblica. È una bella domanda. Io posso dirti come ci si sente? Guarda, la sensazione per me più bella è quando è scritto la parola fine. Cioè, neanche quando lo pubblichi, ma quando hai finito tu questo tuo lavoro enorme, massacrante, cioè la prima stesura, no? Cioè, quando sei arrivato in fondo e hai scritto questa cosa, ti senti un momento che io posso paragonare solo quando, vabbè, me ne sono andato per esempio dalla banca dopo 10 anni che sono uscito da quel maledetto sportello, dopo 10 anni che ho abbandonato quel lavoro, o come quando finisci un lungo viaggio, una lunghissima esperienza, può essere la laurea, può essere la fine del liceo, sono quei momenti in cui ti senti fuori
felice ma anche un po' svuotato, sono momenti strani, sono momenti che ognuno li vive un po' a modo suo. Per me è stato un momento, quando ho finito l'età dei profeti mi sono sentito, che tra l'altro era molto più lungo, era molto più mattone ancora già di quello che è stato poi messo, perché poi sono stati fatti molti tagli, a circa 450 pagine, quindi molto più lungo, più prolisso. Però mi sono sentito arrivato in fondo dopo 2 anni, è stato proprio un senso di liberazione, cioè di dire ho finito veramente una scalata, vabbè, adesso sto facendo un paragone esagerato, una scalata all'Everest, vabbè, forse sto esagerando, però ci sono i momenti quando scrivi un libro, quando sei a metà, che se, cioè comunque ti senti veramente che hai molto lavoro alle spalle, però ne hai ancora anche tanto davanti a te. Quindi ripeto, io vivo per questi momenti, questo momento di liberazione. Adesso ho appena finito il mio ultimo romanzo, quindi è un momento, diciamo, che lo sto rivedendo, ma è un momento molto più tranquillo. Sicuramente pubblicare può essere una gioia, ma c'è anche lì molto la tensione, perché non sai come verrà preso, se piacerà, se non piacerà. Il più delle volte, ahimè, a volte non ci si accorge tanto di questa cosa, perché poi ovviamente siamo in tanti, gli italiani non è che brillano per leggere, ecco. Io vi dico magari all'inizio di non essere tanto ossessionati dalla pubblicazione, perché comunque è una cosa che, come dire, ci sono una serie di variabili che non puoi controllare, ecco. Cioè, io ho visto, non parlo di me, alla scuola di scrittura di Laura Montanari, allievi bravissimi, talentuosissimi, che sono tuttora inediti, e altri che secondo me, io questa è la mia opinione, modesta, che secondo me erano dei mediocri, che invece sono stati pubblicati anche da case editrici importanti. È difficile dire perché ci sono tutta una serie di variabili. C'è stato un momento, non so se vi ricordate la saga di Millennium di Stieg Larsson, a un certo punto in Italia sono usciti questi libri che hanno avuto grande successo poi in tutto il mondo, della trilogia di Millennium, ci hanno fatto anche i film, hanno fatto anche la serie, e di colpo tutti cercavano giallo scandinavo. Quindi chi aveva in mano un giallo di quel tipo, con atmosfera scandinava, ma poi magari questo qua viveva a Cerasuolo sull'Adda, invento un posto a Varese, ma si inventava queste cose, veniva pubblicato. Cioè, ci sono varie. Poi è una questione di gusti, è arbitrario. Io ci sono, potrei recitarvi grandissimi scrittori che a me non piacciono, per esempio Calvino, a me non piace, Italo Calvino, a molti è considerato un grandissimo scrittore. Jonathan Franzen a me non piace, altri lo considerano un genio. Io l'unico scrittore di cui ho avuto, di cui non ho mai sentito dubitare, è Kafka. Tutti gli altri sono soggetti all'ira del gusto, dei momenti. Proust e Joyce li ho sentiti anche demolire, però sono considerati dei mostri sacri, Nabokov uguale, e Hemingway pure. Cioè non mi viene in mente un autore, a parte forse, vabbè, Kafka o Dante, cioè quei mostri sacri assoluti, o Tolstoy o Dostoevsky, di cui non si può dubitare la grandezza. E ognuno nel suo piccolo è la stessa cosa, cioè magari è arbitrario. Il momento della pubblicazione non è soltanto tuo, ma è un momento che devi anche gioco forza condividere anche con chi ti ha pubblicato e ti ha mandato avanti. Comunque è una grandissima soddisfazione, un bel momento. Io però sono più soddisfatto, forse più svuotato, più tranquillo quando ho finito il libro, cioè quando ho finito la mia versione. Perché comunque dico, io questo lavoro l'ho fatto e me ne posso, tra virgolette, andare a dormire sereno. Io non riesco a spegnere la tensione, cioè nel senso, quando inizio un libro non vedo l'ora di finirlo e ci penso. Molti mi dicono, ma prenditi una pausa, cosa te ne frega, ci ricominci tra 6 mesi, fregatene. Per me non è così, perché ne sono anche un po' ossessionato, ora può sembrare eccessiva la cosa, però è davvero un po' così. Quindi, cioè, chiaro, se uno se la vive con tranquillità, dice, vabbè, io scrivo adesso, poi magari tra 6 mesi, per me quindi il momento della fine è un momento in cui finisce anche tutta questa tensione enorme, no? Che non vedi l'ora di liberarti di questo peso. L'età dei profeti, 2 anni non sono pochi, perché ci lavoravo comunque 4-5 giorni a settimana, considerando 6 ore, poi tutta la revisione, non è poco obiettivamente. Quindi vabbè, vi ho descritto un po' quello che si prova, però è una cosa molto individuale, cioè una cosa che è difficile da... Sarà per voi, ma la stessa cosa, non so, il giorno della laurea, per dire. Una sensazione anche un po' strana, perché sei felice, ma sai anche che è finito un periodo molto importante della tua vita, inizia un altro, quindi si chiude un po' un capitolo. Cioè, no, posso fare l'esempio col matrimonio, io non mi sono sposato, quindi non so, però sì. Sì,
sì, è un po' l'incertezza del non si sa cosa accadrà, cioè so cosa ho lasciato, ma non so cosa vado incontro, Esatto. insomma. Come ci E nel sono caso anche. degli anni dell'università sono comunque sempre in generale degli anni, che poi si ripetano, Beh, anche le poi vabbè. superiori, insomma, anche la fine, quando finisci l'orale, la maturità o l'ultimo giorno di scuola di quinta superiore, il magone ce l'hai perché comunque Ah, abbandoni i sicuro. tuoi ragazzi, i tuoi amici e insomma è sempre un po' così, no? L'hai descritto benissimo. Martina, hai Grazie. qualcos'altro da dire? Sì, volevo chiederti perché hai scelto di scrivere proprio un thriller. Una bella domanda anche questa. Diciamo che allora io non tutti lo sanno, per fortuna, anzi, non lo sa nessuno. Tanti anni fa ho scritto un libro quasi comico. Quando è stato letto, per fortuna non è rimasta nessuna traccia, spero che si sia tutto incenerito. L'avevo fatto leggere e mi hanno detto: guarda, questo è un libro tristissimo, c'è un libro che non fa ridere, fa piangere, cioè nel senso, è il libro più triste della storia, c'è un libro che vuole far ridere, tu l'hai presentato come un libro che fa ridere, ma un libro tristissimo, scritto male, oltretutto lo dico apertamente, è un libro orribile. Avevo comunque 30 anni, quindi considerate che erano già 6 anni che scrivevo. Già mi sentivo di essere chissà quale genio, invece questo libro aveva fatto schifo. Tant'è che poi mi ha detto: non presentarlo in giro perché sei finito. Se per disgrazia te lo pubblicano, tu sei segnato la vita come qualcuno che è un incapace. Quindi avevo capito che sicuramente il comico, la satira non erano nelle mie corde. Ma perché lo ripeto, e di questo sono sicuro, il comico, e poi ci sono varie sfumature del comico, la parodia è proprio la voce in falsetto, la presa in giro. Questo lo vediamo anche in molti film italiani. La satira già è un riso più cattivo, più amaro, in parte dai tempi di Swift, ma si trova anche in Dostoevskij, in cui si prende anche in giro la società. Il comico è qualcosa di molto difficile, ce lo devi avere nelle corde. Io sono uno che faccio molta meno fatica a scherzare con gli amici di persona. Ho lavorato molto sulla mia timidezza, non sono sempre stato così. Però nello scrivere veramente non riesco mai a far ridere. Cioè anche le poche scene divertenti sono sempre fatte male e cerco di metterne il meno possibile. Quindi sono arrivato qui, lo dico proprio per necessità, perché non faccio quello che è caduto da cavallo, che dice che è voluto scendere, proprio che mi veniva più congeniale il dramma. Ed è anche, ve lo ripeto, un po' più semplice, cioè obiettivamente perché molti scrivono di thriller e di gialli, è un po' più semplice. Obiettivamente il comico poi c'è, cioè il dramma è un linguaggio universale, cioè tutti capiscono il valore di una vita umana, almeno tutti dovrebbero capirlo, e quindi di un omicidio o comunque di una rapina o di qualcosa di terribile che è successo, di un mistero. Il comico è già legato a una situazione che tu devi conoscere già prima, cioè nel senso che se tu, ok, prendi in giro il presidente Trump, tutti al mondo ti capiranno. Perché? Perché Trump è il presidente degli Stati Uniti e comunque tutti lo conoscono. Ma se tu prendi in giro una situazione che altri non conoscono, quella situazione non fa ridere. Molto spesso, è brutto da dirsi, il comico funziona con la presa in giro di qualcuno che conosci, a volte il compagno di classe o la compagna che ha fatto o detto una cosa e tutti ridono. Ma perché ridi? Perché già conosci un po' la sua situazione, no? Quindi, ripeto, far ridere è veramente difficile perché devi stabilire un codice col tuo lettore comune. Per esempio, Woody Allen lo fa nei film, a me poi non piace particolarmente Woody Allen parla sempre di questo mondo di intellettuali di Manhattan e quindi un mondo che conosce molto bene. Però anche chi ascolta lo deve conoscere. Se tu fai vedere un film di Woody Allen a una persona che non conosce quel mondo o dell'arte americana, non ne ha mai sentito parlare, fa fatica. Se gli fai vedere un poliziesco di Michael Mann, un film d'azione, è un po' più facile, cioè è molto più facile obiettivamente che uno riconosca quell'atmosfera, poi ovviamente il valore della vita umana, ci sono cose universali. Quindi per arrivare alla domanda ci sono arrivato un po' obtorto collo, nel senso scrivere del thriller. Poi a me piacerebbe fare, cioè, della letteratura drammatica, ecco, forse il thriller mi rendo conto che è stato un po' un inizio, però vorrei tentare di evolvermi e di migliorare verso una letteratura drammatica, però ripeto, non è facile fare proprio della letteratura, però non è facile, poi anche definire cos'è letterario è difficile. Comunque. Molto oggetti molto soggettivo anche lì, perché come dicevamo prima, Molto. alla
alcuni autori, grandissimi autori, sono considerati geni da tutti, la maggioranza degli altri no, insomma, se già E piacciono un sacco di Joyce è persone, l'esempio è più già tanto. tipico, cioè. Ok, allora io ti faccio la domanda che mi ha inviato Gloria, che era quella che voleva farti prima che si staccasse il telefono. Disconnettersi. Esatto. Hai mai pensato di smettere di scrivere? E cosa potrebbe convincerla a farlo? Convincerti? Convincermi, allora, sono tante le volte che ho pensato di. Allora, innanzitutto, tutte le volte che finisco il libro, mi dico sempre è l'ultimo, e le persone che mi stanno intorno, siccome probabilmente non mi sopportano più di sentire io che dico, ah, sono stanco perché ho già scritto tutto il giorno, sono a pezzi, dico, ah, che palle, non hanno voglia di starmi ad ascoltare, e quindi io tutte le volte, anche per convincere me stesso, anche perché dire non ho più voglia di sopportare questa tensione, mi dico che smetterò. Però poi so che è un po' una malattia che poi dopo qualche mese ti ritorna. Ci sono stati tantissimi momenti in passato dove ho pensato di buttare la spugna perché ero stanco, perché comunque mi è successo quella cosa del blocco, mi era già successa diverse volte, non riuscivo ad andare avanti, arrivavo regolarmente a pagina 60, 80, così, e poi dovevo smettere. Questa era diventata una cosa che è una frustrazione enorme. Però poi ho sempre ricominciato. Quello che potrebbe convincermi a smettere, non lo so, poi forse potrebbe essere anche una fortuna, chi lo sa, non lo so, cioè, probabilmente il fatto di non riuscire a trovare una storia originale. Io cerco sempre di mettere un pizzico di originalità, non dico di aver inventato chissà che cosa, anzi, però quando mi accorgo che non riesco a fare qualcosa che è mio e basta, può essere che perdi completamente la voglia di farlo. Finora non mi è ancora successo, però in passato ho avuto periodi anche lunghi, tipo di un anno, in cui non scrivevo, comunque lo facevo così perché era diventata un'abitudine, e allora era molto triste. Ecco. Quindi non so cosa potrebbe succedere, ecco, però sicuramente l'idea che non riesci più a trovare delle storie tue è una questione appunto anche di ispirazione. Ok, perfetto. Allora questa l'ascolterà quando vedrà la registrazione di questo Bene. incontro. Qualcuna di voi ragazze ha qualche domanda, qualche dubbio che gli è venuto durante tutta l'intervista? Qualcosa? Allora, io poi vi dico una cosa, magari mandatemi poi attraverso sempre il gruppo del Book Coffee Club, mandatemi i vostri indirizzi che poi vi giro il libro, poi lo leggete quando avete voglia e tempo, nel senso che sono contento di mandarvi una copia omaggio e vi ringrazio di essermi stati ad ascoltare oggi, insomma è stato molto divertente, è la prima volta che io faccio questa cosa in streaming, nonostante Ah. l'epidemia, quindi vi ringrazio innanzitutto per questa cosa perché è stata comunque molto bella, e quindi davvero ci tengo che vi mandavi il mio libro, poi lo leggete quando avete voglia e tempo, perché devi sempre leggere quando ne vuoi, mai, anzi se ti costringono a leggere un libro poi è sempre molto triste, quindi sono contento però di mandarvi una copia, poi vedete voi, insomma, quando riuscite. Gentilissimo. Allora, Ci mancherebbe. concludiamo con, vabbè, ripresentando L'età dei profeti, che Eccolo qua. appunto, esatto, che è un thriller, un'avventura, un noir, volendo, perché comunque un noir ambientato in Italia, e un noir quasi politico, se vogliamo, perché non c'è, cioè sì, sono vari omicidi, sono varie problematiche, insomma, però insomma, come presenteresti in tre... Guarda, in 2 minuti, come descriveresti il tuo libro? Ma io scriverei il mio libro come appunto una storia sicuramente dark, una storia che racconta di due amici che si incontrano nei luoghi della loro giovinezza, sul Lago Maggiore. Uno è figlio di un banchiere e convince l'amico a lasciare la libreria, la vita di sempre, per seguirlo ai vertici della banca. L'amico accetta, da qui iniziano tutta una serie di avventure, di problemi. E c'è anche appunto un omicidio, la scomparsa di una ragazza, e è un libro che cerca un po' di parlare del tempo che stiamo vivendo, cioè di una forte crisi economica ma anche culturale, morale, e cercare di individuarne le ragioni attraverso i personaggi. Quindi è un libro anche molto di atmosfera, che si respira un po' questa decadenza, questa caduta, e
In questo senso, un libro sì, che io giudico molto importante lo sfondo, perché i personaggi. Insomma, è un libro che Ok. cerca di parlare del tempo di oggi, della mia generazione, che si è trovata un po' tra un mondo che stava finendo e un mondo che adesso sta iniziando, quello di internet, vabbè, mai, che comunque si trova un po' il crocevia di questi due mondi. Ecco. Questo è quello che scriverei. Poi uno ci può vedere tante cose, anzi, spero che ce le voglia vedere e ci riesca a trovarci, ecco, dei significati. Però l'importante, concludo, è che si affezioni ai personaggi, poi alla fine Mattia, la voce narrante, questo che è Sì, l'importante, anche insomma. questa storia d'amore, questa ragazza scomparsa, che è un po', diciamo, il grande mistero del libro, insieme a, vabbè, tante altre cose, perché è tutto un intreccio molto fitto, in effetti, di misteri, banalmente. Perfetto, ti ringraziamo L'ho tantissimo. fatta, Ehi! anche se all'ultimo, però Ginevra, sono riuscita a ecco, finalmente cambiare, riusciamo a anche se vederci. all'ultimo, però Ehi là, ah, eccoti. meglio di ciao, niente. Ciao. ciao, ciao a tutti. Perfetto. Se avete qualche altra domanda, l'ultimo secondo, prima dei saluti finali. No? Perfetto. Ok, allora concludiamo così e ti ringraziamo tantissimo per la Grazie a pazienza, voi. No, grazie a per voi. aver Peccato, risposto. speriamo in un futuro di, davvero, magari quest'inverno, quest'autunno, di vederci anche di persona e magari anche con altri autori, di fare un incontro di persona, che sarà sicuramente anche un po' più semplice. Adesso queste tecnologie sono Oddio, ancora sì. un po' arretrate. Rendono tutto un po' distante, in effetti. Oh, sono Allora aspetto i necessari. vostri indirizzi, eh. Aspetto i Va? vostri indirizzi per potermi mandare copie del libro, se volete leggerlo, mi fa piacere. Perfetto, veramente grazie, grazie mille per esserti sottoposto a Di questo nuovo. interrogatorio. Grazie. Grazie, a presto. A A presto. presto, buona Ciao, ciao. serata. Ciao.